Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ci vediamo oggi per concludere l'esercitazione che riguarda il piano di riequilibrio, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che conclude questo corposo modulo dedicato alle situazioni di crisi che riguardano gli enti locali. Sempre più numerosi sono infatti gli enti che si trovano a gestire situazioni di crisi, di piano di riequilibrio o addirittura di dissesto, quindi dobbiamo essere pronti ad affrontare questo tipo di situazioni che appunto si moltiplicano negli enti locali. Il piano di riequilibrio in particolare è uno di quegli argomenti tra i più complessi che un ente locale deve trovarsi ad affrontare, perché è un documento che deve essere redatto in piena sinergia sia da parte della struttura burocratica dell'ente, quindi non solo i servizi finanziari, ma in collaborazione con tutti gli altri settori che compongono l'ente, con tutte le altre aree, ma anche in stretta sinergia tra l'amministrazione e la struttura, quindi i funzionari, i dirigenti dell'ente, perché è un documento che presuppone delle scelte molto drastiche, molto dolorose, se vogliamo, dal punto di vista finanziario, e quindi è necessario affrontarle con la dovuta forza, con la dovuta, diciamo, maniera molto strutturata, al fine di garantire nuovi equilibri stabili e che siano duraturi nel tempo, per un arco temporale che può arrivare fino a un massimo di 20 anni. La traccia di oggi è una traccia impegnativa. Vi chiedeva di delineare un'ipotesi di squilibrio che determina appunto l'obbligo di ricorrere al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, e in particolare determinando tre aspetti principali. Quindi la durata del piano come primo punto, le cause che hanno condotto alla situazione di squilibrio come secondo punto, e il terzo invece le azioni da effettuare per la copertura dello squilibrio. Le slide che sono state elaborate, diciamo, nel proseguo di queste esercitazioni sono slide volutamente sintetiche per dare un input molto, molto chiaro. Quando noi redigiamo documenti che vanno alla Corte dei Conti o comunque enti sovraordinati per il controllo, siano essi ministeriali, siano essi appunto da parte della Corte dei Conti, i documenti devono essere redatti in maniera sintetica e concreta. Sintetica, dando le informazioni che vengono richieste, quindi senza divagare troppo su normative o su argomenti che non riguardano esattamente quello che è stato richiesto, e concreti, fornendo informazioni che siano oggettivamente riscontrabili attraverso il richiamo a atti, quindi a determini, a delibere, atti concreti che dimostrano che le azioni che sono state intraprese danno il risultato che viene prospettato. Quindi è molto meglio redigere una sola pagina con il richiamo ad atti concreti, a determini, a delibere che dimostrano che si è conseguito un risparmio di spesa o un incremento di entrata, piuttosto che scrivere 10 pagine di normativa o di richiami a delibere che chi legge dall'altra parte può semplicemente andare a rileggere sui testi normativi e probabilmente conosce almeno quanto noi. Quindi l'input è quello di centrare subito il punto richiesto da quello che appunto ci viene chiesto dalla Corte dei Conti o dall'organo con il quale stiamo interloquendo, ed essere chiari e sintetici. Nella prima slide è stato riepilogato le modalità di determinazione della durata del piano. Sappiamo che il piano va da un minimo di 4 anni a un massimo di 20 anni. Il range di durata del piano si determina sulla base di un rapporto tra le passività, quindi tra l'importo complessivo della posizione debitoria dell'ente e gli impegni del titolo primo dell'ultimo rendiconto approvato. La massa passiva come si determina? Si determina dalla sommatoria di due componenti. La prima componente è il disavanzo che dovesse emergere dal rendiconto. La seconda componente, che si somma alla prima, è l'importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti e da riconoscere nell'ambito del piano di riequilibrio. Quindi questa massa debitoria compone quindi la passività, che viene confrontata con il titolo primo della
spesa corrente, quindi l'ultimo rendiconto, questo rapporto dà un risultato. Sulla base di questo risultato si determina la durata del piano. Quindi quando questo rapporto arriva fino al 20%, la durata è di 4 anni. Quando questo rapporto è superiore al 20%, fino al 60% di 10 e così via, fino alle durate più lunghe di 15 e 20 anni. A questo proposito è utile sottolineare che la durata del piano è una durata massima quando ci troviamo di fronte ai piani che durano 5, 10, 15 e 20 anni. Durata massima significa che un piano la cui durata è di 15 anni non può andare oltre i 15 anni, ma può essere, diciamo, approntato un piano di 12, 13, 14 anni se le condizioni lo consentono, se, diciamo, l'ente riesce a dimostrare che il disavanzo che si è venuto a determinato può essere recuperato in un periodo più breve dei 15 anni, ma non si può andare oltre. Questa, diciamo, norma vale per tutti i periodi, quindi per le durate fino a 10, 15 e 20 anni, non vale per i piani che hanno una durata di 4 anni, perché in questo caso è l'unico caso dove la durata massima corrisponde con la durata minima. Un piano della durata di 4 anni non può durare meno di 4 anni. Può sembrare superfluo, diciamo pleonastico, una puntualizzazione del genere, però se la faccio è perché qualcuno diciamo, ha individuato un rapporto passività impegni pari a circa il 10%, quindi ha individuato una durata del piano di 4 anni e poi è stato ipotizzato un reintegro in 2 anni. Questo è un errore perché un piano di riequilibrio non può durare meno di 4 anni, perché se lo squilibrio che si è venuto a verificare può essere ripianato in 2 esercizi, non ci troviamo all'interno della situazione di cui l'articolo 243 bis del testo unico, quindi il piano di riequilibrio, ma ci troviamo di fronte a un squilibrio recuperabile con gli strumenti ordinari di ripiano di un disavanzo, di uno squilibrio, quindi metodi, strumenti ordinari che quindi vanno ricercati all'interno del bilancio di previsione in corso, dell'annualità in corso e delle successive due, quindi nel triennio. Perché è importante sottolineare questo aspetto? Perché è assurdo realizzare un piano di soli 2 anni, non solo perché la norma non lo consente, ma approvare un piano di riequilibrio rappresenta uno sforzo dal punto di vista amministrativo enorme e sottopone l'ente a una serie di controlli, a una serie, diciamo, di obblighi che sono pesantissimi dal punto di vista del procedimento amministrativo. Immaginate solo a quello che l'ente deve fare per tutta la durata del piano per ottenere il nulla osta per le assunzioni del personale a tempo indeterminato. È una trafila veramente molto molto pesante. Quindi sottoporre un ente, diciamo, a questa trafila per un periodo di 2 anni sarebbe assurdo, diciamo, sarebbe non plausibile. Considerato il fatto che, tra l'altro, un piano di 2 anni non è un piano, non può essere, diciamo, approvato un piano di soli 2 anni. Fatta questa precisazione, procediamo con gli altri due quesiti contenuti all'interno di questa traccia. In questa slide è stato rappresentato un elenco di quelle che possono essere le cause che hanno portato allo stato di squilibrio. La prima causa è, diciamo, proprio per sottolineare l'importanza di questo tipo di aspetto, il disordine contabile, cioè è stata individuata come prima tra le cause che possono condurre a una situazione di squilibrio. Perché questo aspetto del disordine contabile è importante? Il disordine contabile è, diciamo, rilevato nel corso delle ispezioni da parte del MEF, per esempio, cioè quando gli ispettori arrivano in un comune e si accorgono che dagli atti, dalla documentazione che loro guardano, si accorgono dell'esistenza di disordine contabile, si accendono già una serie di campanelli d'allarme, perché dietro il disordine contabile c'è tutta una serie di
situazioni che possono nascondere appunto criticità. Quindi laddove viene ravvisato il disordine contabile, questo viene rilevato come appunto elemento negativo, come rilievo. Come se ne accorgono gli ispettori? Se ne accorgono da elementi molto semplici, dal tempo che si impiega per, diciamo, reperire una documentazione, un dato che viene richiesto, dalla precisione con cui viene richiesta, con cui viene offerta questa documentazione o questo dato. Quindi è importante anche nel, diciamo, corso del nostro lavoro mantenere un ordine anche di archiviazione dei documenti contabili, in maniera che la ricerca di questi documenti sia immediata, sia veloce nel momento in cui ci viene richiesta. Quando esiste invece un disordine, quando un dato magari attraverso due procedure da due importi diversi, vuol dire che c'è qualcosa nella procedura che non funziona e questo, diciamo, rappresenta un campanello d'allarme nei confronti di chi analizza quel dato, sia esso un ispettore presente presso il comune, sia esso già un organo sovraordinato che osserva la documentazione a distanza. Quindi è importante mantenere un ordine contabile sia dal punto di vista della redazione degli atti, sia dal punto di vista dell'archiviazione, devono essere immediatamente disponibili. Un altro elemento importante come causa che conduce allo squilibrio sono le entrate proprie scarse. Quando un ente, diciamo, ha entrate correnti, entrate proprie scarse, sia dal punto di vista, diciamo, del finanziario, quindi degli accertamenti, ma soprattutto dal punto di vista degli incassi, quindi quando c'è un basso tasso di riscossione, ecco, questa è una delle principali cause che portano allo squilibrio, perché la scarsità di entrate proprie poi sottende a tutta una serie di altre problematiche, difficoltà di ottemperare i pagamenti, difficoltà di dare la copertura finanziaria alle spese, eccetera. Quindi la scarsità di entrate proprie rappresenta uno dei principali motivi, una delle principali cause che portano allo squilibrio. Una delle cause, diciamo, indotte dalla scarsità di entrate proprie è il ricorso cronico all'anticipazione di tesoreria. Sappiamo che l'anticipazione di tesoreria è uno strumento quanto mai limitato, cioè deve essere utilizzato per sopperire a quel naturale sfasamento tra il momento di spesa e il momento di entrata, tra il momento, diciamo, di accertamento e il momento di riscossione di quella particolare entrata, ma deve essere uno strumento che deve essere aperto e chiuso nel corso dell'esercizio, non si deve protrarre nel tempo. Quando invece l'ente non riesce a rimborsare l'anticipazione di tesoreria al 31-12 e quando questa evenienza si ripete per più esercizi e poi l'importo da rimborsare cresce negli anni avvicinandosi al limite soglia dei 3 o dei 5 dodicesimi, allora vuol dire che ci sono criticità molto più stringenti, molto più impellenti e queste, diciamo, denotano uno stato di squilibrio. Altre componenti importanti sono rappresentati dalla sovrastima delle entrate e la sottostima delle spese. Questi due elementi stanno insieme quando si costruiscono bilanci nel tempo. Utilizzando la tecnica di sovrastimare, di essere troppo ottimisti nella realizzazione delle entrate, quindi quando le entrate sono iscritte in maniera non aderente a quelle che sono le reali possibilità di produrre accertamenti e soprattutto di produrre incassi di quelle entrate, allora questo è un indice di squilibrio, è un bilancio che tenderà allo squilibrio nel giro di pochi anni. La stessa cosa riguarda la sottostima delle spese. Quando la spesa non viene, questo lo abbiamo affrontato nei moduli quando abbiamo trattato della costruzione del bilancio. Il bilancio deve essere costruito insieme utilizzando le informazioni che arrivano dalla ragioneria, ma anche dagli altri settori, e quindi le spese devono essere allocate in bilancio in proporzione a quello che effettivamente si spende. Quando in bilancio viene sottostimata la spesa, quindi quando si raggiunge un equilibrio solo teorico, perché si pareggia il bilancio sottostimando la spesa, questo è prima o poi un nodo che viene al pettine. Quando nel stanziamento di bilancio non ci saranno più risorse sufficienti per pagare le spese,
Si produrrà con questo effetto una produzione di debiti fuori bilancio perché l'ente non sarà più in grado di dare copertura alle spese che sta affrontando. La scarsa attendibilità dei residui, quindi questo è un ulteriore importante diciamo, causa di squilibrio. Nel momento in cui all'atto del riaccertamento straordinario nel 2015, ordinario negli anni successivi, non si è data la giusta attenzione al mantenimento, diciamo, dei residui e si è lasciati in bilancio residui che non sono attendibili, non sono supportati da elementi giuridici che ne assicurino, diciamo, la permanenza, e allora si è costruito un bilancio su equilibri che non sono attendibili. Tutto questo comporta nel medio periodo una situazione di squilibrio. E infine l'ampia mole di debiti fuori bilancio. Questo è un elemento, diciamo, indotto sia, diciamo, da una delle cause che abbiamo visto prima, la sottostima delle spese, quindi i debiti fuori bilancio di cui a una lettera E. Ma anche, diciamo, il ripetersi di debiti fuori bilancio per sentenze, quindi di quella lettera dell'articolo 194, è un indice di pesante squilibrio, perché anche il ripetersi di sentenze negative di condanna nei confronti dell'ente è un indicatore di una non corretta procedura che si è seguita, sia dal punto di vista del procedimento della spesa, ma anche dal punto di vista della resistenza in giudizio. Magari una più attenta, diciamo, resistenza in giudizio avrebbe potuto produrre all'ente più esiti favorevoli rispetto a sentenze negative che invece devono essere riconosciute. Quindi tutte queste cause sono cause, una che prese singolarmente possono condurre a uno stato di squilibrio. Quando all'interno di una situazione finanziaria dell'ente se ne verifica più di una, allora, diciamo, la situazione è tanto più critica che lo squilibrio diventa inevitabile e le situazioni più gravi tendono ad avvicinarsi nel tempo. Per concludere, diciamo, questa analisi di queste slide, diciamo, focalizzando la nostra attenzione su quello che è stato richiesto dalla traccia, l'ultima che analizziamo sono le azioni da effettuare per la copertura dello squilibrio. E a questo proposito, diciamo, queste sono tutte attività che noi andiamo a realizzare nel corso del periodo di costruzione del piano, quindi nei famosi 90 giorni che ci servono per realizzare, per redigere proprio il piano di riequilibrio. Innanzitutto, la revisione della spesa corrente e la revisione delle entrate proprie sono i primi due tasselli, i primi due passi da fare per realizzare un piano che sia credibile e che garantisca equilibri duraturi nel tempo. Questi due aspetti, quindi la revisione della spesa corrente e la revisione delle entrate proprie, devono proprio far cambiare l'aspetto del nostro bilancio, cioè il bilancio prima e il bilancio dopo, cioè il primo bilancio che noi approviamo in concomitanza, diciamo, con l'approvazione del piano. Quindi il bilancio del primo anno del piano deve avere un aspetto completamente diverso da quello che aveva l'ultimo bilancio approvato in precedenza, in termini di proprio una fetta di spesa che non ci deve stare più, una fetta di spesa corrente che deve sparire dal bilancio, e di una parte invece di entrata che deve entrare nel nostro bilancio. Quindi gli equilibri di parte corrente attraverso queste due manovre devono modificare in maniera radicale, cioè si deve ripristinare un equilibrio che sia duraturo, che garantisca equilibri stabili per tutta la durata del piano. Quindi andare a fare una revisione della spesa corrente in termini di razionalizzazione della spesa, togliendo alcune spese che non siano necessario, e razionalizzando le altre in tutti i modi che, diciamo, si possono perseguire per realizzare economie di spese. Anche questo lo vediamo alla fine come ultimo punto, la razionalizzazione della spesa del personale,
è un po' compresa, no, all'interno della revisione della spesa corrente, anche attraverso la razionalizzazione della spesa del personale, cioè redigendo proprio dei prospetti dai quali si evince che il personale in servizio ad oggi è pari a 100. Durante l'arco della durata del piano andranno in pensione magari 20 unità, quindi scenderà 80. Se ne assumono solo 5-10 perché si ottimizza la gestione dei servizi ottenendo un risparmio di, si va a quantificare il risparmio di spesa da poter maturare durante tutto l'arco di durata del piano. Quindi l'analisi, la revisione della spesa e la revisione delle entrate, ecco anche le entrate proprie, è importante nel corso, diciamo, della redazione del piano andare a individuare tutta quella serie di entrate che fino a quel momento sono state scarsamente utilizzate, che sono state trascurate, quindi l'incremento del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale è uno di queste leve che andremo a calibrare all'interno del nostro bilancio a seconda delle caratteristiche del nostro bilancio. Abbiamo più volte ripetuto che il 36% è una soglia minima obbligatoria che ci dà la legge nel caso in cui ci troviamo in situazioni di squilibrio, non è però una soglia massima, sicuramente non è una soglia sufficiente nella gran parte dei casi. Quindi sarà, diciamo, nostra cura all'interno della conoscenza dei nostri bilanci andare a determinare qual è la soglia di copertura, il tasso di copertura più appropriato per garantire equilibri stabili al nostro bilancio, quindi per garantire nuove risorse. Bisogna abbandonare la logica di fornire servizi, diciamo, senza un corrispettivo perché il bilancio da solo non ce la fa a mantenere certi equilibri. Quindi l'incremento delle imposte, delle tariffe è una delle leve che abbiamo per incrementare le risorse che va calibrata chiaramente entro certi limiti. Infatti non sempre l'incremento delle aliquote, l'incremento delle tariffe corrisponde a un incremento di gettito perché all'aumentare del costo magari di un servizio ci può essere un calo di domanda perché quel servizio non diventa più appetibile, non diventa più richiesto. Quindi dobbiamo trovare la giusta misura affinché, diciamo, i servizi vengano ancora richiesti a un costo che sia sostenibile per evitare l'effetto contrario. Importantissimo in questa fase è la valorizzazione del patrimonio attraverso locazioni, alienazioni. Tra le tracce che diciamo, sono state elaborate, tra gli elaborati che abbiamo visionato, c'è qualcuno di voi che ha proposto, diciamo, come tra le azioni da effettuare per ripristinare l'equilibrio, quello di centralizzare le sedi comunali all'interno di un'unica struttura, quindi di chiudere le strutture periferiche. Questo comporta un beneficio sicuro in termini di riduzione della spesa se gli immobili erano detenuti in locazione. Quindi, accorpando in una sede unica si ha la cessazione dei contratti di fitto passivi. Quindi, diciamo, in questo caso viene ridimensionata la spesa corrente. Nel caso in cui invece quegli immobili siano immobili di proprietà comunale, allora si ha la possibilità di mettere a reddito quegli immobili e quindi incrementare le entrate correnti, avendo degli effetti positivi sugli equilibri di parte corrente. Quindi la valorizzazione del patrimonio in generale è una di quelle leve da tenere in grandissima considerazione, sia dal punto di vista della possibilità di cessare locazioni passive o di attivare locazioni attive, sia dal punto di vista della possibilità di alienare una parte del patrimonio e utilizzare questa parte del patrimonio per abbattere l'indebitamento, che è una delle altre leve per riportare equilibrio. In questo modo che cosa si ottiene? Attraverso la vendita del patrimonio e l'abbattimento del debito si ha una riduzione della rata di ammortamento di mutui costante nel tempo, cioè è una rata che viene abbattuta non solo non per un solo anno, ma per tutta la durata del piano di ammortamenti, che può essere di 20 o 30 anni. Quindi con un'azione di questo tipo ci comporta un vantaggio che si va a moltiplicare negli anni, nel tempo. Quindi dal punto di vista generale l'impostazione del piano deve tendere sempre a essere
sintetica, quindi e concreta, andare a rappresentare le cose, le iniziative che sono state intraprese senza, diciamo, fare promesse o prendere impegni su cose future, ma andando a descrivere cose fatte, le azioni già, diciamo, intraprese e dandone concretezza. Ripeto, meglio una pagina dove si fa l'elenco di 10 provvedimenti già assunti, riportando semplicemente il riferimento alla determina o alla delibera che ha consentito quel risparmio di spesa o quell'incremento di entrata, piuttosto che fare 20 pagine di normative o riferimenti che lasciano il tempo che trovano a chi legge, diciamo, si distrae anche a leggere quello che è stato scritto. Venendo, diciamo, più nello specifico ad analizzare quello che è stato rilevato dall'analisi di alcune delle tracce che avete realizzato, volevo sottolineare alcune piccole, diciamo, situazioni che mi sono saltate all'occhio, proprio per consigliarvi di essere diretti, concreti e, diciamo, esaustivi quando si affronta un argomento. Ad esempio, in questa traccia, che cosa è stato determinato? È stato determinato il rapporto tra le passività e le spese correnti per determinare la durata del piano. Il rapporto ha dato fuori una percentuale del 71%, quindi il piano si colloca in una durata di 15 anni, ma non è stato scritto che poi il piano deve durare 15 anni. Quindi è stato ben calcolato il range, ma non è stato poi detto che il piano deve durare 15 anni. Siate esaustivi, conclusivi, quando avviate, diciamo, la risposta a un quesito, deve avere uno sviluppo e deve avere una conclusione. Quindi concludete il ragionamento con la risposta completa a quello che vi è stato chiesto. In questa traccia, tra le cause che hanno determinato lo squilibrio, viene riportata tra le altre anche l'idoneità organizzativa. Qui probabilmente si voleva dire inidoneità organizzativa. Mi fa piacere che sia stato posto l'attenzione proprio su questo elemento di criticità, perché è un elemento di criticità importante. Quindi io l'ho messo in apertura tra le cause di squilibrio della slide che è stata rappresentata, proprio perché il disordine contabile e la disorganizzazione, diciamo, amministrativa all'interno dell'ente sono alla base di criticità che possono portare allo squilibrio. Sempre in questa traccia, tra le azioni correttive vengono elencate una serie di azioni, tra cui una è la dotazione organica e il fabbisogno del personale. Chiaramente si intende revisione della dotazione organica, quindi, come è stato accennato poco fa, tra le azioni che vengono intraprese per ripristinare gli equilibri c'è anche quello di rivisitare la dotazione organica, andare a magari accorpare uffici e laddove prima c'erano 5 unità che facevano due cose diverse, adesso magari con 3 si riesce a ottimizzare le risorse e quindi risparmiare 2 unità che hanno un effetto a livello economico sui bilanci futuri molto rilevante, perché è una spesa che viene razionalizzata per un arco temporale molto lungo, quindi con un impatto sugli equilibri in tutto il periodo di durata del piano. Un'altra cosa che è stata notata, molti di voi si sono dilungati troppo sull'individuazione dei parametri di situazioni strutturalmente deficitarie, andandoli a descrivere, andandoli a illustrare, eccetera. Non c'è una stretta correlazione tra parametri di situazione strutturalmente deficitaria e piano di riequilibrio. Si potrebbe verificare l'ipotesi di un ente che è sempre in situazione strutturalmente deficitaria, ma non va mai in piano di riequilibrio, e viceversa, si può verificare l'ipotesi dove un ente non ha nemmeno un parametro di situazione strutturalmente deficitaria, poi dopo un anno è costretta ad approvare un piano di riequilibrio perché nel frattempo è arrivata una sentenza di condanna di importo così elevato che l'ente non riesce a ripianare nel triennio, quindi è costretta a ricorrere al piano di riequilibrio. Quindi, chiarito questo, che non c'è una stretta correlazione, diciamo, la cosa che volevo sottolineare è che è del tutto inutile andare a fare un excursus lunghissimo su questi parametri, consumando pagine di cose che non sono strettamente correlate a quello che è l'oggetto della traccia, che chiedeva quelle 3 cose, cioè durata,
cause e soluzioni. Quindi focalizzate l'attenzione su quello che vi viene chiesto. Invece una cosa da questa traccia è venuta fuori in maniera molto positiva è quella che il periodo, diciamo, la percentuale di ripiano del disavanzo è stata ipotizzata in maniera molto più concentrata nei primi anni di durata del piano e molto meno negli ultimi anni. Quindi è stato ipotizzato un ripiano complessivo del 75% nei primi 5 anni e del 25% nei secondi 5 anni, in un piano di 10 anni. Questo approccio è un approccio positivo perché lascia intendere che questa ipotesi è stata fatta fondando sul fatto che l'ente si attivi immediatamente per ripristinare l'equilibrio e non voglia semplicemente rimandare al futuro, in un futuro lontano, un'ipotesi di pieno diciamo, recupero del piano di cioè, pieno recupero degli equilibri di bilancio. C'è poi un elaborato molto, molto ricco, molto diciamo, approfondito dei vari aspetti che diciamo, ha riguardato sia dal punto di vista dell'individuazione delle cause che hanno portato allo squilibrio, sia dal punto di vista della ricerca delle azioni da effettuare per ripristinare gli equilibri. Quindi una traccia molto, molto, un elaborato molto completo, molto ricco. Una cosa che avrei aggiunto a questo diciamo, elaborato, cosa che mi è mancata diciamo, di leggere, è che si ipotizza diciamo, prima l'approvazione del bilancio di previsione e poi successivamente, a distanza di tempo, l'approvazione del piano di riequilibrio. Quello che manca nella costruzione logica di questo ragionamento è la necessità di effettuare una variazione al bilancio di previsione già approvato nel momento in cui viene approvato il piano di riequilibrio, perché quando viene approvato il piano di riequilibrio, nel caso in cui noi abbiamo già in precedenza approvato il bilancio di previsione, dobbiamo necessariamente fare una variazione a quel bilancio per adeguarlo al piano di riequilibrio che stiamo approvando. In che cosa consiste la variazione? La variazione consiste nel rendere uguale il bilancio di previsione in corso al primo anno di durata del piano di riequilibrio. Qual è la variazione che si deve fare in questo caso? Inserire nella parte spesa la parte di disavanzo che andiamo a voler coprire nel corso del primo anno di durata del piano, quindi in uscita io metto una posta negativa, quindi il disavanzo che voglio ripianare, e in entrata devo mettere le entrate che servono a ripianare questo disavanzo, le entrate o le minori spese che servono a ripianare il disavanzo. Nell'uno e nell'altro caso è necessario fare una variazione per dare atto, diciamo, di questo passaggio, quindi per rendere identico il bilancio di previsione in corso al primo anno di durata del piano di riequilibrio. Un'altra piccola annotazione di questo elaborato che effettivamente è fatto bene e diciamo, molto molto approfondito nei contenuti. Questo elaborato, diciamo, ipotizza di non voler accedere al fondo di rotazione. Ecco, ora questo va bene, diciamo, è una possibilità, quello di non accedere, al fondo di rotazione, ma bisogna andare a scrivere anche la motivazione, a motivare perché non, si fa accesso al fondo di rotazione. Perché? L'accesso al fondo di rotazione, sebbene sia una facoltà, agli occhi del Ministero è assunto quasi come un automatismo, perché è un elemento, diciamo, di supporto di straordinaria importanza, perché serve a pagare i debiti e dare copertura ai debiti fuori bilancio, quindi è un ausilio importante per un ente che sta in difficoltà. Quindi chi decide di non utilizzarlo è, diciamo, autorizzato a farlo, perché la norma non lo dà come obbligatorio, ma lo deve spiegare. Una spiegazione potrebbe essere quella che il piano di riequilibrio ha garantito risorse, ha reperito risorse sufficienti a dare copertura alla situazione di disavanzo, alla copertura dei debiti, eccetera. E l'ente per questo motivo si vuole privare poi dell'obbligo di restituire il fondo di rotazione. Se da un lato il fondo di rotazione dà un ausilio immediato perché liquidità immediata che utilizzo subito per pagare i debiti, dall'altro lato nel corso del periodo di durata del piano
devo dare dimostrazione che il piano, che il bilancio viene costruito anche in modo tale da restituire quell'anticipazione. Quindi va bene non prevedere l'accesso al fondo di rotazione, ma bisogna anche spiegare perché non si fa ricorso. Cioè, molti di voi, diciamo, hanno fatto un errore di determinazione della durata del piano, ossia in più di un caso si è verificata l'ipotesi dove, ad esempio in questo elaborato, l'incidenza percentuale tra il complesso delle passività e gli impegni di parte corrente pari al 74,28%. Quindi si colloca la durata all'interno di un piano di 15 anni e poi invece nello sviluppo dell'elaborato si fa riferimento a una durata di 20 anni. Questo è un tipo di errore che mette in difficoltà l'ente. Di fronte a un errore di questo tipo, diciamo, si va verso una bocciatura del piano di riequilibrio, sia da parte del Ministero dell'Interno, sia da parte della Corte dei Conti. Quindi, quando diciamo, determinate la durata, dovete essere precisi e poi conseguenziali, cioè se il range è quello della durata di 15 anni, poi il piano deve essere costruito di 15 anni, non si deve cadere nell'errore di fare un piano di 20 anni che poi, diciamo, gioco forza, si sottopone a una bocciatura da parte degli enti sovraordinati. C'è stata una elaborato dove si descrive, diciamo, il territorio dove si trova questo comune, città della Campania con più di 50.000 abitanti, si estende fra le colline a nord dei Campi Flegrei. Si dipinge uno scenario veramente, diciamo, idilliaco. Peccato che poi il territorio debba soffrire di un piano di riequilibrio che è stato ben descritto. Anche la durata è stata determinata con degli importi molto precisi, probabilmente frutto di una esperienza diretta. È così, questo è un altro elaborato dove è stata individuata una durata con un range del 75%, quindi 15 anni, e poi è stato elaborato un piano di 20 anni. Quindi questo è un errore che si è ripetuto piuttosto frequentemente. Quindi fate attenzione a questo tipo di aspetto. Un'altra notazione su un altro elaborato, diciamo, questo si fa riferimento a una dichiarazione implicita di sussistenza di uno stato di dissesto ai sensi dell'articolo 243 bis. 243 bis non è dissesto, facciamo attenzione pure a questi riferimenti normativi. Il dissesto è 244, il piano di riequilibrio che stiamo trattando è 243 bis, quindi non è una situazione di dissesto. In questo elaborato poi si fa riferimento, l'ordinamento preferisce la procedura di dissesto. Facciamo attenzione a questa situazione, non si tratta di preferenze. Esiste una linea sottile di demarcazione tra la possibilità di accedere al piano di riequilibrio e invece l'obbligo di accedere al dissesto. Non è una scelta che si fa dell'uno o dell'altro strumento, non è una scelta dettata dalla convenienza, è una scelta dettata è una decisione assunta sulla base degli elementi oggettivi dell'ente, cioè l'ente se non ha le condizioni di ripristinare gli equilibri con le procedure ordinarie, ai sensi del 188 e quindi in 3 anni, deve necessariamente approvare un piano di riequilibrio. Se invece le condizioni sono così drammaticamente irrecuperabili che nemmeno il piano di riequilibrio può riuscire a sostenere, l'ente a quel punto deve dichiarare il dissesto. Non è una scelta che può preferire il piano di riequilibrio o il dissesto a seconda, diciamo, di elementi diciamo, soggettivi. Deve decidere dal punto di vista oggettivo se c'è la possibilità o meno di ricorrere al piano di riequilibrio. E quando lo si fa, lo si deve fare con la dovuta, diciamo, oculatezza. Non si deve dichiarare il dissesto quando esistono le condizioni per gestire un piano di riequilibrio. Cioè, se l'ente si rende conto che quella posizione debitoria di disavanzo, di passività, può essere riequilibrata con i propri sacrifici, con i propri sforzi,
ottimizzando le proprie entrate, ottimizzando le proprie spese, mettendo a reddito il patrimonio, deve fare il piano di riequilibrio. Quindi il dissesto bisogna dichiararlo solo quando l'ente è certo di non avere nessuna possibilità di riuscire a risanare l'ente con mezzi propri. Andiamo avanti, altre tracce, diciamo, si sono dilungate tantissimo sugli indicatori di situazione strutturalmente deficitaria. Va bene, diciamo, citarli così, ma un accenno estemporaneo, poi passare immediatamente a quello che è l'oggetto della traccia. Cioè, chi legge alla Corte, al Ministero dell'Interno, il MEF, quando si tratta degli ispettori del MEF, eccetera, quando guardano pacchi di documenti, allegati infiniti, eccetera, hanno più diciamo un occhio negativo che positivo, quindi dovete essere sintetici, non prolissi, venire al punto, cioè ci sono delle risposte che basta anche un rigo, due righi per essere chiari e per venire al punto. Siate chiari, precisi e concisi, senza diciamo troppi fronzoli e troppi riferimenti normativi o riportare da capo delibere della Corte. La Corte le ha scritte, quindi le conosce già, inutile fargliele rileggere, vi pigliano in antipatia, questo detto molto, diciamo, francamente. Quindi siate concreti e sintetici. Ecco, in questo elaborato viene commesso l'errore dei 4 anni. Si stabilisce un range di circa l'8%, quindi il range fino al 20%, quindi durata 4 anni, e poi si fa il piano di 2 anni. Questo viene bocciato prima di arrivare alla Corte. Non esiste un piano di 2 anni, perché 2 anni siamo nei metodi ordinari di equilibrio, non straordinari come quello di un piano di equilibrio. Ecco, un altro elaborato che cade nell'errore 74%, quindi 15 anni, e poi si elabora il piano a 20 anni. Non va bene, quindi diciamo, facciamo attenzione a questo tipo di errore. In via generale, diciamo, gli elaborati sono stati redatti in maniera abbastanza approfondita. Gli errori più frequenti sono quelli che vi ho accennato, e il consiglio che vi do è proprio quello di focalizzare l'attenzione sulla singola attività, sulla singola domanda che vi viene posta, sia diciamo quando state affrontando un piano di riequilibrio, che è l'oggetto di questa traccia, ma più in generale, ogni volta che la Corte a vario titolo chiede, diciamo, chiarimenti, fa interventi, diciamo, nell'ambito di qualsiasi attività amministrativa e contabile, cercate di essere concisi e precisi, di non divagare troppo. Meglio poche pagine scritte in maniera chiara e facendo riferimenti a cose oggettive in termini di risposta a quello che vi è stato chiesto, piuttosto che scrivere fiumi di parole che poi confondono e magari ottengono un risultato peggiore di quello sperato. E con questo io vi ringrazio, diciamo, per l'attenzione che avete dato e per il numero di tracce che avete elaborato. Quasi tutti hanno diciamo, elaborato, chi un po' meglio, chi un po' peggio, però vi siete impegnati un po' tutti. E vi auguro un caloroso in bocca al lupo e diciamo, un augurio per le attività e il lavoro che vi attende. Arrivederci.